Con il tecnico del Grosseto Michele Achilli, avevi imbrigliato un'altra volta il Follonia, sconfitta ma alla fine proprio del secondo tempo supplementare, ma possiamo fare solo applausi a questo Grosseto che ha dimostrato, insomma, di avere dei valori. Sì, sì, no, l'applauso l'ho fatto ai miei ragazzi che hanno dimostrato di avere due palle, così si può dire. Purtroppo nel momento utopico ci si è fatto male anche Mario, si è avuto un po' di sfortuna, comunque la partita è stata bella, equilibrata fino in fondo, ci doveva essere uno che vinceva, purtroppo per noi è stato il Follonica, però penso sia stata una bella partita su tutti i punti di vista. Senti, un'analisi di questa stagione, visto che questa, insomma, in sostanza è l'ultima partita e poi ci si rivedrà a ottobre. Ma noi, come ho sempre detto, abbiamo l'obiettivo di confermare quanto di buono fatto l'anno passato e penso ci siamo riusciti. Oggi sarebbe stata la ciliegina sulla torta per un anno anche un po' tribolato su certi versi, però siamo riusciti a tenere botta anche dei periodi un po' bui e ne siamo venuti fuori e oggi è la dimostrazione, insomma, che ci siamo e sono molto, molto contento, dispiaciuto per essere uscito, ma molto contento della prestazione, della squadra e dell'ambiente che siamo riusciti a creare. Senti, l'ultima battuta, il pubblico, anche quello è arrivato dal capoluogo. Sì, sì, no, per gli appuntamenti importanti anche Grosseto ha risposto, c'erano tante persone, infatti siamo felici. Sai, lo sport dell'hockey è uno sport piccolo, però vedi, in questa occasione riesce ad attrarre due città e fa piacere, insomma, fa piacere sentire tutto il palazzetto che canta, fa piacere.